sostituisce, come dicevi tu, Ugo, Lloris, portiere della nazionale francese, campione del mondo 4 anni fa in Russia, vice campione del mondo lo scorso dicembre in Qatar. E insomma Foster, che già ha avuto un'esperienza contro il Milan. Attenzione Teo Hernandez, Foster, gol! Pallone in aria, la palla è entrata, gol del Milan, gol del Milan con Brian Diaz, mi è pazzo, sì, è Brian Diaz che l'ha messa dentro sul primo tiro di Teo Hernandez, se l'è spinta con il corpo di Foster, si è fiondato sul pallone Brian Diaz che credo con il petto l'abbia messa dentro nonostante il tentativo di salvataggio da parte della formazione del Tottenham. Lo dicevi Fulvio, la difesa è il punto debole e qui in effetti ha confermato le tue parole. Ha confermato le mie parole perché c'è stato sulla sinistra un inserimento, lo dicevamo, in questo 3-4-3, soprattutto importante, fondamentale la presenza di Teo Hernandez, un Teo Hernandez che si è ritrovato dopo le prime partite del dopo mondiale sulla fascia sinistra, si è liberato con un contrasto del proprio marcatore, ha calciato verso il portiere, devo dire che Foster ha fatto un miracolo, praticamente ha respinto sulla traversa, ma Diaz sulla respinta della traversa ha dato al rimpallo e vedi, ha messo la porta. Voglio vedere se il gol è di testa o di piede, perché lui per sicurezza fa benissimo, sì. Brian Diaz si catapunta in porta, attenzione c'è subito il Tottenham in avanti, forse calcio d'angolo, sì, si catapulta in avanti, spinge il pallone in porta, bisogna vedere se aveva già varcato la linea bianca sul primo tiro. Stavo proprio parlando di Foster, portiere che ha già giocato qualche anno fa contro il Milan quando difendeva i pali del Celtic di Glasgow, sostituisce Ugo Lloris, è stato molto criticato per la partita di Leicester. Adesso c'è il secondo angolo a zero per il Tottenham, pallone di sinistra, primo palo, colpo di testa a liberare, certo provare il gol dopo 6 minuti in questa atmosfera vale tanto. Era quello che cercava Pioli, partire alla grande con coraggio, senza paura, con pressing alto, con intensità, è quello che ha fatto il Milan in questi primi 8 minuti. Adesso c'è un'azione offensiva da parte del Tottenham che è finita nel nulla perché non c'è assolutamente calcio d'angolo. Eh sì, Leao che il tifoso del Milan si aspetta, Leao che ha dato segnali di attaccamento alla maglia, è chiaro che indubbiamente ancora il miglior Leao non c'è, però indubbiamente applaudita la sua prestazione. Allora il 90° è passato e solo adesso, ma non funziona, eccoli 6 minuti, devo dire che per quella perdita di tempo di Tatarusano ci possono anche stare, tenuti presente i 3 poi diventati 4 nel primo tempo, in gara che si giocherà, se non ci saranno ulteriori allungamenti, per 100 minuti, insomma cominciano ad essere tanti, però ci stanno i 6 minuti. Tra l'altro Conte può ancora prolungare il recupero perché ha a disposizione una finestra cambio, può mandarne in campo 2, anche se poi sono rimasti i portieri Austin e Whiteman, il colombiano Sanchez, lo spagnolo Pedro Porto, l'inglese Tanganga, poi Mura, brasiliano e Devine, questi gli uomini a disposizione di Conte, però quelli che si stanno scaldando non lo fanno con l'intensità tipica di chi deve entrare in campo, quindi probabile che non ci saranno altre soluzioni. 91esimo, si giocherà fino al 96esimo, Milan 1, Tottenham 0, diamo un'occhiata anche al nostro orologio, sono i 53, mi sa che dovremmo dare la linea immediatamente allo studio e anticipo un messaggio da parte della nostra regista Umberta Conti che è come sempre puntuale, ci comunica che i tempi saranno strettissimi e quindi cercheremo di fare il commento a partita in corso, ovviamente non nel finale, sperando ovviamente che il Milan riuscirà a conservare questo vantaggio. Teo Hernandez si prende un giallo, ma non per il fallo ma per la perché ha preso il pallone, un po' esagerato questo fallo, non lo so, qualche perteneità, protesta Teo Hernandez, prende il pallone, lo butta per terra, l'arbitro vede il gesto, lo ammonisce, tutto un po' esagerato a 4-5 minuti dalla fine. Gesto di stizza, 92esimo, sì. Si giocherà fino al 96esimo, Milan 1 Tottenham 0, ma c'è da proteggersi da questo calcio di punizione per il Tottenham, palla ancora per Davis, il giocatore gallese che va a sinistra, ancora per Perisic, che è lui dell'intervento di Teo, pallone al
al centro, la spazza via, addirittura Giroud. Quando parlavo di sacrificio intendevo questo, Giroud al centro della difesa che la spazza via. Ancora il pallone che viene messo da Perisic, ancora in aria, rischiano quelli del Milan, Richarlison finta il tiro, poi si porta il pallone sul destro, non filtra il suo primo pallone ma ne ritorna in possesso Richarlison, ancora lui, dall'indietro per Sar sembra voglia tirare, poi un cross dall'altra parte, colpo di testa, subentra Ederson ma lo anticipa il Milan, poi Skip che va a pressare su Rebic, il nuovo entrato, che la tiene in campo, ma la pallone è catturato da Dyer, la chiede Sar ma Dyer preferisce andare da Forster, e adesso il boato arriva dai 4300 sostenitori del Tottenham, che insomma non gradiscono questo retropassaggio da parte di Dyer. Milan che si difende, ancora il pallone che viene recuperato da Skip, il tocco sulla destra per Sar che cambia gioco dall'altra parte, deve inseguire il pallone, Danjuma ottiene il pallone, il giocatore olandese Danjuma che poi lo lascia filtrare per Richarlison per Kane, attenzione, entra in aria Kane, non tira e gli prende palla Kier, ottimo Kier, poi Richarlison va a terra, l'arbitro dice che non c'è niente, Richarlison resta a terra, non protestano quelli della panchina, non credo che ci sia intervento dal VAR, e Richarlison capisce che si deve rialzare, no, si accascia ancora e quindi non entra, tutti i tifosi del Milan contro Richarlison che resta a terra, l'arbitro interrompe il gioco, si andrà anche oltre e a questo punto il rischio di sforare il muro delle 23 c'è, perché anche questo tempo andrebbe recuperato, Richarlison però si rialza senza bisogno dell'ingresso in campo del... Tutti si rialzano, sia Richarlison, poi nell'intervento successivo c'è stato un contatto tra Perisic e Kalulu, si sono alzati tutti e due. Ma sai, c'è la tendenza un po', ma ormai non si rendono conto che poi il tempo viene recuperato, per cui... Sì, però di Richarlison, visto che il Tottenham deve recuperare, insomma, questa perdita di tempo non è tanto giustificata. Intanto certo. Siamo a 94 e mezzo, il rilancio lungo, il pallone che viene recuperato da Giroud, poi un altro colpo di testa all'indietro per Forster, quindi ancora la possibilità per il Tottenham di imbastire un'azione, mancherebbe un minuto e 15 al termine dell'incontro. C'è il pallone che viene ancora recuperato dalla formazione del Tottenham, non filtra il pallone per l'ottimo intervento da parte di Pobega che poi rilancia in avanti, una zona però dove non c'è nessuno, saremmo entrati nell'ultimo dei 96 minuti, saremmo velocissimi nel ridare la linea, ma c'è ancora il Tottenham che prova l'azione con Emerson che lascia filtrare sulla destra la spallata, a terra un giocatore del Tottenham, si prosegue, ultimo tocco di un giocatore del Milan, rimane in attacco il Tottenham, ultimi 30 secondi con il Tottenham con Harry Kane, davvero raro vederlo giocare in questo modo, ma ha calciato praticamente mai in porta. In realtà di tutto il Tottenham non ha tirato in porta in questa partita, ripeto, ancora un pallone fortunatamente troppo profondo, non l'aggancia Harry Kane, però davvero se non tiri in porta Fulvio non segni. Beh, devo dire che ha tirato pochissimo, sono stati pericolosi solo sulle palle native, il Milan secondo me... Quanto manca? Un minuto? 30 sì, secondi? Ma sarebbe finita adesso, però forse finita. Recupererà l'infortunio. Mi espongo, il Milan vince meritatamente, Pioli ritrova il suo Milan, ricostruito con la difesa. Intanto il Bayern Monaco, scusa Fulvio, ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain in trasferta a San Siro. Sì, perfetto, e finisce anche qui il commento di Fulvio Colovati, lo abbiamo dato in corsa, Milan batte Tottenham 1-0, gol di Brahim Diaz alla sesto del primo tempo, ritorno l'8 di marzo a Londra. Grazie a Fulvio Colovati. Grazie a voi, ottimo Milan, questo è importante. Grazie. Buonasera a Daniele Bulgarini, grazie a te Fulvio e Antonio Topolino per l'assistenza tecnica, Giuseppe Bisantis, ricordando che il Milan ha battuto il Tottenham per 1-0, restituisce la linea agli studi di Roma.